Oggi ti parlo del bambino in cima alla montagna di John Boyne. Eccolo qua. Questa è un'edizione Rizzoli al costo di 15 euro. Wow! Allora, questo è un libro che veramente mi è piaciuto tantissimo. Ho già fatto l'articolo sul blog e te lo lascerò poi sotto in descrizione. Comunque il mio blog è La ragazza con la testa tra i libri. E cioè, mi è piaciuto tantissimo. Io John Boyne l'ho affrontato con il bambino con il pigiama a righe, di cui è stato anche tratto un film. E in quel libro Boyne parlava di sia l'aspetto dello sterminio, ma neanche tantissimo. Ma affrontava soprattutto l'aspetto nazista. Stessa cosa qui. Non si parla tanto dei campi di concentramento, non si parla tanto di appunto azioni criminali, cruente, cioè, no. Si parla soprattutto di come un adulto possa influenzare psicologicamente un bambino che è assolutamente innocente, che si affida all'adulto con facilità, con semplicità, veramente, con innocenza e di come l'adulto veramente con poco possa giostrare la vita, il futuro e soprattutto il carattere di un bambino. È comunque un argomento molto attuale perché si vede tantissimo, soprattutto io lo vedo su Facebook, video di come i bambini vengono maltrattati a scuola. Cioè, queste cose qua distruggono psicologicamente un bambino perché questo bambino pensa che la violenza faccia parte della vita quotidiana e non è così, non è così. L'amore, la semplicità, la pazienza, gli insegnamenti, tutto deve essere fatto con facilità, perché è vero che è più facile perdere la pazienza, ma che cosa ci costa fermarci un secondo e analizzare i problemi con calma? Non ci costa veramente niente, anzi, facciamo un regalo a questi giovani che il più delle volte veramente fanno di quelle minchiate che poi vengono definite ragazzate quando non è così. La violenza di un giovane verso un altro giovane, che sia a livello di bullismo, che sia a livello psicologico, fisico, cioè è sempre negativa, è sbagliato. Noi stiamo dando un futuro schifoso ai nostri giovani, ai nostri figli, perché non gli insegniamo l'amore, ma gli insegniamo veramente che il potere, il fatto di essere un gradino più su degli altri, quello è importante e non è così, non è così. E Pierre, che poi diventa, cioè Pierrot che poi diventa Pietre, lo capisce, purtroppo lo capisce tardi, però capisce anche che l'amicizia, quando c'è un sentimento vero, quando alla base c'è davvero qualcosa di sostanzioso, non ti abbandona. Non ti abbandona e lui se ne pente amaramente. È veramente. Nasce bambino con questo libro, cresce diventando un uomo e veramente affronta un cammino di distruzione, ma di distruzione personale. Si rende conto degli errori che ha fatto, sa di non poter tornare indietro per rimediarli, ma vuol cercare di riparare a questo e. Non voglio dirti se ce la fa o meno perché non è giusto, perché io voglio che tu legga questo libro. Comunque ti leggo brevemente delle frasi che io ho assemblato perché secondo me danno proprio la sostanza al libro. Questa è la storia di un bambino che aveva l'amore e il rispetto nel cuore, ma si era ritrovato corrotto dal potere. È la storia di un uomo che trova. Cioè che voleva trovare il modo per riparare alle sue azioni. Pierrot è un bambino che è tedesco e francese. Padre tedesco, madre francese.
si ritrova ad essere orfano e a dover passare un periodo in orfanotrofio. Poi una zia da parte di padre, lo chiede che sia affidato a lei e lo porta appunto in cima a questa montagna dove c'è la casa dove lei lavora. Successivamente si scoprirà chi abita questa casa e da qui si snoda tutta una vicenda per cui Pietro, perché diventa effettivamente con un nome tedesco perché per i conflitti con la Francia, Pietro diventa veramente un altro bambino, un bambino che si piace così com'è, perché è convinto veramente di essere un bambino che è nel giusto, ma che successivamente, via via che i fatti diventano più cruenti e agli occhi del bambino, finalmente collocando le varie frasi che gli vengono dette da bambino, collocandole poi nella giusta dimensione, scopre di non piacersi più. E cioè, veramente, questo è un libro che mi ha fatto ovviamente piangere perché io sono una fregnona. Io quando ci sono queste scene, soprattutto con i bambini e cose, io sai che non ce la faccio. Quindi una valle di lacrime, però una valle di lacrime ben spese. Io veramente ti consiglio questo libro insieme al bambino col pigiama righe perché Boyne io lo amo. Amo il suo modo di scrivere, amo ciò che scrive, veramente è bellissimo. È un libro che davvero ti spiega come sia davvero facile corrompere un bambino, ma come sia disonesto e soprattutto sia male. È male, non si può, i bambini sono innocenti. Non dico che devono restare innocenti perché purtroppo devono rendersi conto che la vita è dura, che la vita non ti regala niente, ma che la vita ti regala per quello che tu vali. Se vali tanto e mostri tanto, la vita ti ricompensa in un modo o nell'altro. Quindi vai, compra questo libro, Boine. Io non vedo l'ora che tu ne scriva un altro. Tanto so che sto video non lo cagherai minimamente perché chi cazzo mica mi capisci che parlo in italiano, ma non importa. Io appena trovo un altro libro tuo, anzi, se sai dell'esistenza di qualche suo libro, io andrò a spulciare comunque. Devo assolutamente, appena cercherò di ridurre le mie pile di libri, io sicuramente mi fionderò a comprare altri suoi scritti. Quindi ci vediamo al prossimo libro, alla prossima recensione o al prossimo video che sarà. Ciao, un bacione. Ciao ciao.